Per arrivare a una diagnosi certa, quindi anche per escludere magari altre forme di demenza vascolare o altro, che tipo di accertamenti si possono fare? Stabiliti che ci sono questi segni d'allarme, il parente del paziente, il paziente stesso, la prima cosa che devono fare è recarsi da uno specialista. Meglio sarebbe che il medico di medicina generale potesse percepire questi disturbi e inviare prontamente il paziente. I centri specialistici possono essere essenzialmente di ordine neurologico e geriatrico sul territorio italiano, ma anche alcuni centri per la demenza sono gestiti da personale specializzazione psichiatrica. L'esame di base per una diagnosi si basa su una visita neurologica, una visita internistica e soprattutto il primo passo è quello di eseguire una valutazione cognitiva, una valutazione neuropsicologica che ci faccia capire se il paziente poi ha veramente dei disturbi cognitivi reali. Patologici per la sua età e per la sua scolarità. Se sono presenti questi disturbi, lì bisogna avviare poi a un certo punto una serie di accertamenti per capire qual è il processo alla base. Già l'esame neuropsicologico può essere indicativo della forma di patologia che può essere sottostante, cioè l'Alzheimer o altre forme di patologia. Esistono poi una serie di altri esami che devono essere fatti che richiedono una serie di strumenti. Le neuroimmagini sono quelle più importanti, quindi la risonanza magnetica cerebrale in primo luogo, ove possibile. È un esame importante, soprattutto se viene fatto con delle tecniche di volumetria che fanno vedere quanto sono grandi questi ippocampi, quanto sono alterati o quanto sono alterati nella loro struttura. Altri esami di maggiore interesse ultimamente, soprattutto per i nuovi criteri che sono stati descritti per la malattia, sono per esempio la ricerca nel liquido cefalorachidiano, attraverso una puntura lombare, di queste proteine alterate di cui ho parlato, cioè la beta-amiloide e la fosfotau, che se presenti in misura alterata, possono essere indicative di questa patologia. Altri esami sono gli esami SPET cerebrale, cioè esami di medicina nucleare, che in particolare fanno vedere se le zone di perfusione alterata, soprattutto con le tecniche PET con fluoride sossi glucosio, se fanno vedere se queste zone alterate sono quelle tipiche della malattia. Ultimamente stanno uscendo anche dei radioligandi che con le tecniche PET si possono utilizzare per individuare se all'interno del cervello di un paziente sono presenti depositi di amiloide. Questi radioliganti si vanno a fissare sull'amiloide cerebrale e sono in grado di identificare se il paziente è affetto realmente di una patologia amiloidea, cioè alzheimeriana.